Oh, io sono proprio curioso di vedere che cosa succederà, non so se anche tu lo sei, di vedere cosa succederà quando ci verrà detto che non potremo più accedere ad una città se non esibiamo il nostro pass, il nostro QR code. Forse ci indigneremo. No, io faccio un'altra previsione. Secondo me saremo a quel punto talmente bolliti che scrolleremo le spalle. E farfuglieremo qualcosa del tipo, ma se fanno questa legge ci sarà un buon motivo. E quindi accetteremo anche questa cosa, perché del resto abbiamo scrollato le spalle quando eravamo i dirigenti di una scuola, oppure eravamo tutti gli altri insegnanti di quella scuola, o i genitori che mandavano i propri figli in quella scuola, o gli studenti stessi. O addirittura l'assessore della pubblica istruzione, il sindaco del paese in cui c'è quella scuola. O anche il dirigente di quell'azienda che da sempre si è occupata dell'importanza del dialogo scuola-lavoro, perché poi sappiamo che gli studenti saranno i lavoratori del futuro, e tutti quanti abbiamo scrollato le spalle nel momento in cui quell'insegnante senza QR code è stato lasciato a casa senza stipendio. Nonostante fosse sano, e nonostante in quel momento magari una persona, un insegnante col QR code potenzialmente inconsapevolmente contagioso andava a lavorare e prendeva lo stipendio. Tutti quanti abbiamo scrollato le spalle, ma questo significa una cosa ben precisa: abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a fruire di quel servizio. Non siamo stati a casa, non siamo stati di fianco all'insegnante che perdeva il diritto di lavorare, per il quale aveva studiato una vita, si era impegnato una vita. Non siamo andati al suo fianco a protestare. No, noi abbiamo continuato a goderci i nostri i benefici, no? Perché avevamo diritto a quei benefici avendo il nostro QR code. Quindi, ma questo è soltanto un esempio, no? Potremmo prendere anche quando eravamo dirigenti di quella società sportiva o l'assessore allo sport o i genitori che mandavano i propri ragazzi e ragazze a fare quello sport, quando non abbiamo mosso un dito. Per il fatto che quel ragazzo, quella ragazza, venissero alienati dalla loro possibilità di praticare quello sport. Quindi, secondo me, la previsione è abbastanza facile: succederà questo, non c'è molto altro da dire, però potremmo cantare insieme una canzoncina. Un dito, neanche un pitino, e poi magari siamo indignati, ma non abbiamo mosso un dito. We are the tiny little pinky finger, the tiny little pinky finger, and now you kiss my shorts, you will not stand up for your right. Come on. Stand up for your right. Get up, stand up. You will not fight. Get up, stand up. You will not stand up for your right. Get up, stand up. Pensavi che facessi bella ciao, eh?